Gli episodi ci condannano, ma io l'ho detto alla squadra, io sono orgoglioso di questa squadra, di questi ragazzi, perché hanno interpretato benissimo il primo tempo e hanno super interpretato benissimo il secondo tempo. Purtroppo in questo momento la fortuna non ci arride, io non sono uno tanto per fortuna o sfortuna, uno c'ha quello che si merita. Forse noi non ci meritavamo questo. Il secondo tempo il gol loro proprio non c'entra per niente, però hanno dei campioni, fanno dei gol e bisogna saperli anche accettare. Però questa squadra ha orgoglio, ha senso d'appartenenza e i tifosi li hanno applauditi fino in fondo. Noi lotteremo fino all'ultimo secondo, fin quando ci avremo respiro. Noi ci siamo, se i tifosi sono contenti, hanno visto che i ragazzi fino all'ultimo hanno lottato. Ci sono dei campioni, bisogna levarsi tanto di cappello. Però la squadra ha giocato, si è impegnata, ha creato, abbiamo fatto gol, siamo andati vicino a altre situazioni da gol. Arriverà il nostro turno, ne sono convinto. Siamo partiti molto bene con il gol di Zito, stavamo facendo un'ottima prestazione, abbiamo subito il pareggio e poi il secondo gol. Diciamo che abbiamo subito i gol in dei momenti dove stavamo andando bene, lo spirito era giusto, la voglia era tanta e non stavamo mollando. Mi sto trovando molto bene perché la città è bella, i tifosi ci supportano in qualsiasi, diciamo, momento della partita, in qualsiasi momento del campionato. Sicuramente non è facile, la Serie A è un ottimo campionato, un campionato difficile, però grazie al mister, grazie allo staff, grazie alla squadra e grazie anche ai tifosi mi sto trovando molto bene e devo ringraziarli assolutamente. Sì, è una partita difficile assolutamente, veniamo da due partite toste, quella di Bergamo e questa contro il Milan. In questo momento dobbiamo recuperare le energie, focalizzarci sulla prossima partita, dimenticare questa partita, prendere il buono e diciamo anche le cose negative per migliorarle e sicuramente in questi giorni insieme al mister e allo staff diciamo, riorganizzeremo le idee e cercheremo di dare il massimo per Firenze.